Area Beretta Gallery. Siamo qui allo stand Beretta e abbiamo un ospite d'eccezione, Fausto Coppi, il noto figlio di Fausto Coppi, il campione di ciclismo, orgoglio per il nostro nazionalismo italiano, visto anche l'occasione dei 150 anni, direi che è un onore poter parlare con Fausto Coppi. Per me in particolar modo perché mi ricorda mio nonno che seguiva sempre Fausto Coppi in tutte le sue gare e mio nonno aveva anche un fucile Beretta, per cui questo connubio del ciclismo e di Beretta mi ha colpito particolarmente e ho colto l'occasione per fare due parole con Fausto. E mi incuriosiva molto, Fausto, come nasce anche la tua passione per Beretta, per i fucili Beretta, se vuoi dirci due parole. Va bene, innanzitutto vi ringrazio io perché è un piacere per me essere ospiti nel vostro stand, che è veramente bello. E niente, a parte che il mio primo fucile da caccia fu un automatico tipo 301 che faceva la Beretta diversi anni fa e che ho ancora, funziona ancora perfettamente, lo tengo. Tra l'altro ha anche un numero di matricola che è molto simile alla mia data di nascita, quindi è proprio un caso, è successo così. Vabbè, racconto una storia che ereditai da mio zio una vecchia doppietta che era proprio malconcia, in cattive condizioni. Allora pensai di venire direttamente da voi in fabbrica a farla riparare. Quindi andai un giorno a Brescia e dove andai a mangiare chiesi in un ristorante le indicazioni per andare in fabbrica. E il proprietario era casualmente amico di una persona che lavorava in Beretta, quindi mi ha dato questa indicazione. Lo portai, lasciai questo fucile, lo misero a posto, quando andai a riprenderlo non mi sembrava neanche più lui, perché era proprio nuovo, era nuovo fiammante, una bella doppietta che non so se era di mio zio, forse era di mio papà da giovane, chi lo sa, so che era in casa di mio zio e adesso la conservo con... Quindi un bellissimo ricordo di famiglia che lei mantiene, però qualcuno mi ha detto che forse sta pensando di acquistare un altro fucile sovrapposto, magari inciso con una scena di bicicletta a questo punto, di una gara importante, potrebbe essere una idea carina, o non è vero, o sono solo dei gossip di corridoio? No, sarebbe bello, io ho già un bel sovrapposto sempre preso da voi e fatto su misura, però non c'è una scena di bicicletta, ci fosse una scena di bicicletta sarebbe proprio il massimo. Allora vedremo se sarà magari il prossimo fucile di Fausto. Fausto, grazie mille per questo simpatico intervento, veramente molto emozionante per me. Ti ringraziamo a nome di tutta la Beretta. Grazie alla prossima.